Bene amici, spero che vi siate divertiti a sentirmi parlare con i miei amici immaginari, ma ora è venuto il momento di cominciare questo nuovo streaming. Ancora una volta è sullo stesso stile di ieri, non ho la minima idea di a cosa sto giocando, però il titolo mi ispirava particolarmente. Super Mario World Exodus to Death. Sembra già un capolavoro solamente dal titolo. Questa volta spero veramente di non essere dislessico come ieri, almeno ci provo. Quindi, insomma, in altre parole, no, non fine dello streaming, questa volta te lo faccio, questa volta dura un po' di più. Guardate, ho persino risolto il problema del mouse, non si vede più, come vedete, la scia. E sono riuscito persino a impostare i controlli in modo che sembrassero, cioè, che siano un minimo decenti. Sfortunatamente non sono riuscito ancora a mettere il controller, nonostante abbia provato qualunque cosa, però vabbè, oh, che devo dirvi? Mi devo accontentare, sono riuscito a mettere dei comandi decenti perlomeno. Bene, signori, iniziamo questo gioco di cui, vi ripeto, non so assolutamente nulla, è una sorpresa anche per me, spero che non mi deluda. Quindi, allora dai, iniziamo. Siete pronti? 3, 2, 1, polizia! Già comincia con una scoreggia, non mi sta bene questa cosa. Vabbè. Ma questo è il boss team di Final Fantasy IV? Vabbè, tipo, ok. Allora, già mi piace, mi sta proprio già di super edgy. Allora. Allora, dai, iniziamo. Vediamo un po', speriamo anche di riuscire a giocare decentemente. Allora, vediamo un po'. Ma cos'è? Cosa? Cos'è sta roba? Che cos'è? L'Armageddon, il mondo delle fiamme. Riuscirà l'anima di Mario a scappare dall'inferno per evitare l'oblio? Mio Dio, ragazzi. Mio Dio, sembra stupendo, lo voglio, ci sto no ragazzi, ci sto giocando non ironicamente, ci sto giocando non ironicamente, ve lo giuro, voglio vedere cosa succede. Easy as hell. Questa musica invece non la riconosco. Va bene, allora proviamo. Mario Start. C'ho paura ragazzi, questo gioco mi spaventa. No, aspetta, volevo vedere cosa c'era. Lost Dead, Mario Solo. The Plains of Hell, Scuri, The Heart for His Lost Friends, But They're All Gone. Non ci credo. Allora, vediamo un po' se riesco a ricordarmi. Ok. Va bene, allora, proviamo a vedere questo gioco, ragazzi. Ma cos'è? Questo qua me lo ricordo, è un boss di Castlevania. Perché sono tutti così fissati con Castlevania, i produttori dei giochi degli Acron di Mario? Va bene, andiamo avanti. Sta musica qua. Che è? Cosa? Cos'è questa cosa, ragazzi? È bellissimo. Oh no! Oh no! È stupendo! È stupendo! E poi ci sono le facce! No, ragazzi! C'è il cadavere di Yoshi qui. Posso cavalcarlo? No, posso solo essere triste per la sua morte. Va bene. Nothing personal, kid. Dai, andiamo avanti. Sì, ok, c'era il cadavere di Yoshi, ma perché? Ma no, ma cos'è? Ma perché c'è Crono? Quello là dietro cos'è? O meglio, cos'era? Boh. Sono un po' autistico, scusate. Che bel gioco, ragazzi. Mi sta piacendo. No, c'è persino Link. Tra l'altro è un Link un po' down. È biondo. Vabbè, in realtà sarebbe quello originale. Però mi ricordo che su Link 2 Past aveva i capelli rosa. Bene, ora che succede? Ah, è già finito il livello! Ok. Ragazzi, ma ho 99 vite, tra l'altro! Vabbè. Si presume perlomeno che sia un gioco di... Oh mio Dio, ragazzi, c'ho paura! C'ho paura, ve lo dico! Un cuore, mi serve qualcosa? Cazzo. Aiuto! Aiuto!
Fermi tutti. Allora, provo ad andare di sopra. Vediamo se magari c'è. No! Era una trappola, figli della merda! No, 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 no. Wow, no, 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 no! Ok, dai, perlomeno posso saltare sopra queste cose. Fermi tutti. Fermi tutti. In realtà no, sono rifatti anche dai Link to the Past. Quel fantasma lì me lo ricordo. Oh, ok, dai, perlomeno ho scoperto che i fantasmi posso ucciderli saltandoci sopra. Vabbè, quei cosi lì sono troppo complicati da prendere. Scusate, è stato bello. Oh, vediamo un po' cosa fa il cuore. Ma non fa niente, non è successo niente. Non posso sparare. No, non è successo nulla. Boh. Ah, no, fermi. Mi sono accorto adesso che praticamente sì, in alto a sinistra ci sono proprio i cuori come Link to the Past. Vabbè, interessante. Quindi, oh, fermi, polizia. Mi dice di andare giù. Ci sarà da fidarsi? Non lo so. Vediamo. Game over. No, scherzo. Che succede? Aiuto! Questa musica invece è di Donkey Kong Country 2, me la ricordo. Fermi. Fermi, ragazzi. Fermi! Sì, ok, questi. Dai, proviamo. Oh, carabinieri! Ok. Andatevene. Sarebbe bellissimo uccidere questo. Fatto. No, 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 no. No, 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 no. Wow, no! Salire qua sopra? Sì. Sì, però ora. Boh, vediamo un po'. Aiuto! No, fermi. Fermi per cortesia. No, e adesso? Culo. Ragazzi, non sapevo che l'Armageddon avesse questo effetto sul mondo. No, 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 no. Wow. Allora, a volte mi dimentico i tasti. Fermi! Fermi! No, 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 no. Wow, deduco che devo andare di sopra. Oh. Cazzo è quella roba? Posso saltarci sopra? C'è solo un modo per scoprirlo. Ok, la risposta è sì. E vaffanculo, mi sono distratto per leggere la chat. Ragazzi, mi fa troppa paura questo gioco. Questo gioco mi fa veramente, mi spaventa sul serio. Il risultato della Skeleton War. Ah, è finito? Ok. Evil Sanctuary! Se qua non c'è un boss mi offendo. Oh, dai, perlomeno questa volta mi consenta di salvare. Se non c'è il boss mi offendo, ragazzi. Oh, cos'è questo? Fanculo. Da dove è arrivato questo mostro? Che cazzo è sta roba? Ragazzi, ho come la sensazione che questo qua non sia, che questo qua sia sangue. Oh sì, che bello, che bello. Mutiamo nel sangue, sì. Aiuto ragazzi, però io con questi comandi non riesco a risalire, porca puttana. Io non riesco a risalire. Oh, ce l'ho fatta, vaffanculo, vabbè, pazienza. Posso ucciderlo questo? Sì, meno male. Cos'è? Questa musica mi spaventa. Ciò! No! Si è fermato! Fanculo! Pazienza. Kyoko, ti sei persa veramente il meglio. C'è venuto l'Armageddon, il mondo di Mario, tutti gli amici di Mario sono morti, anche i non amici di Mario, tra cui Crono. E niente, Peach è stata buttata nella lava, c'è persino morte. Cioè, questo gioco è spettacolare. Questo gioco è un capolavoro. Ci sto giocando non ironicamente. Ma in realtà, a livello. Devo ammettere. Ok, a parte l'edginess, devo ammettere che a livello di level design, in realtà è molto meglio di quello di ieri. Almeno con quello. Ok, aspettiamo. Oh, ah, ok. Meno male perché mi stavo già aspettando. Oh,
Oh no, ragazzi, il mio computer sta decollando, non so se lo sentite. Via! Di sopra o di sotto? No, dai, di sopra, scherzavo. Queste teste mi spaventano, queste teste mi spaventano! Sì, esatto, cioè, è per forza sangue, non può essere lava. Fuoco, che è. Mi sto divertendo non ironicamente e spero in altre cose edgy. Ma secondo voi il cattivo sarà veramente morte oppure c'è un mastermind? E per caso il mastermind è Bowser? Eh sì, perché tra parentesi, in tutto questo, Bowser che fine avrà fatto? Mi chiedo, cosa sarà successo? Wow. Atmosfera a cui Mario ci ha abituato. Ci ha abituati, scusate. Fermi, ragazzi. No! Cazzo, ma io credevo fosse lo sfondo! Fanculo. Non devo rifare il livello dall'inizio, vero? Invece mi sa proprio di sì, sta a vedere, eh. Che palle, devo veramente rifare il livello dall'inizio. Ok, questo però non mi è piaciuto. Bowser scheletro, io mi aspetto Bowser con la falce. E vaffanculo. Non ne ho idea dove finisci se muori all'inferno, però immagino che sì, però a cagare. Dicevo, però immagino che sia una cosa positiva. Vediamo un po' se riesco a prenderlo. Lo fate prendere, vero? Ok, grazie. Magari morto in realtà è Bowser, che ne sappiamo. Non ne abbiamo idea. Vattene! Ok. Stavolta provo ad andare di sotto. Vediamo un po' cosa c'è. Niente, niente. Ok, scherzavo, voglio risalire, non voglio andare troppo giù, che ho paura di perdere di nuovo la vita. Aiuto, ragazzi. Sì. No! No! Via! Fanculo. Vabbè, ci ho provato, ragazzi. Non mi aspettavo che ci fossero le spine. Voglio la boss fight con Satana. Sì, davvero, magari. Sarebbe stupendo. Sì, però che palle, mi devo rifare di nuovo questo cesso dall'inizio. Basta. Ok, è il momento di trasformare. Ok, è arrivato il momento di entrare in modalità speedrun. Via. No, questi però non sono d'accordo. Questi non sono d'accordo. Fanculo, vabbè, pazienza. Ah, e questa musica è Wario Land comunque. Wario Land 2, per essere precisi. Scusate, ma devo mettere il mio autismo in posto. Ah, ma allora si può uccidere qualcosa? Ah, vabbè, immagino che usi tipo gli sprite delle bombe. Ok, stavolta cerchiamo di non cadere nell'autismo. L'autismo! Beh, sicuramente il lato positivo è che non abbiamo ancora visto un noto gorilla deceduto di recente. Questo vuol dire che questo conferma ciò che abbiamo sempre saputo, ossia che era un'anima buona. Sì, ma scusate, ma cosa serve allora? Vabbè. Stavolta cerchiamo di non essere rused. Cerchiamo di non essere rused, per favore. No, calma. Arabia è il paradiso. Sì, è vero. Abbiamo confermato tutto ciò che già sappiamo. Vattene. Wow, ragazzi, attenzione! Attenzione perché qua si suda. Qua si suda e non suda 51. No. Wow. Oh, dai, abbiamo anche recuperato un cuore. Ok, lasciamo che questo si suicidi. Arrivederci. Lasciamo
lasciamo che anche quello si suicidi. Grazie. Ok, qua c'è un ruse, vero? Eccolo lì, il ruse. Questi qua cadono? No, non vale. Aiuto! C'ho un po' paura, devo ammettere. No, 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 no. Wow, no! Cazzo, ma quelli lì facevano male! C'è un cuore? C'è un cuore? Sì, grazie. Oh, che sì. Aiuto, si muove da solo questa scatola, è posseduta! Anche al contrario? No. Il che significa che se io, spero, sposto la scatola qui, c'è un segreto qua sopra. Infatti. Ma il segreto è tornare dove prima! Ma sono tornato al punto di prima! Ma che segreto è? Qui adesso rischio di nuovo la morte. Sono così contento di essermi liberato di questo punto orrendo. Vedi, toh. Ma che senso aveva? Scusatemi. Lasciamo di nuovo che questo si suicidi. Mi spavento. Cioè, mille bestemmie per superare. Mille bestemmie silenziose. Per superare il punto di prima, no, e poi mi ci riportano. Ah, dimenticavo che quelle sono sfide, grazie. Sì, però non è molto chiaro, ma devi impegnarsi un po' di più a farlo capire. La garda. No! Ok, vediamo di non ripetere lo stesso errore di prima. Se volessi saltare di lì, beh, così. Oh no! Oh no! No! Mio Dio! Come faccio? Boh, così, credo. Aiuto! Oh mio Dio! Oh mio Dio, ragazzi! No, no, no! Burger time! Burger time! Oh! Ma ancora? Non ne posso più di questo livello, non c'è tra l'altro nemmeno un checkpoint. Ah, però questi mi uccidono. Ma vaffanculo, ma cazzo! Mio Dio, ragazzi. Ditemi che non devo rifare dall'inizio. Ovviamente devo rifare dall'inizio. Ecco perché mi hanno messo 98 vite. Sì, però scusate, ecco, mi stava andando bene, però questa cosa è stata orribile. Devo fare un'altra volta. Che palle. Torniamo in modalità. Ok, torniamo in modalità speedrun. No, non ci interessa, permesso. Basta. Sì, però dai. Il problema è che oltretutto i salti non sono nemmeno così precisi. Bisogna essere hardcore per apprezzare questo gioco. No, no, fermi, era uno scherzo, ve lo giuro, era uno scherzo. È vero, cioè è come scoprire qualcosa, è come un'avventura, stiamo scoprendo qualcosa tutti insieme. Comunque questo me lo devono spiegare, eh. Cioè che senso ha mettere quel blocco lì se non posso colpirlo da sotto? Gusci apparentemente non ce n'è. Se manco quindi boh, non saprei proprio cosa pensare. Ditemi che qua dentro c'è un. Non è successo. Fermi, fermi, fa fermi. Era uno scherzo. Non è successo niente di simile. Non è successo niente di simile. Riproviamo. Ok, dai, su. Concentriamoci. Non facciamoci distrarre da fumettube. E proseguiamo. Concentriamoci, eh. Adesso concentrazione. In realtà c'è scritto demo, c'è scritto, quindi in teoria non dovrebbero esserci tanti livelli. Ma ci saranno dei boss, presuppongo. Guardie! No, guardie. No, no, no. Ok, dai. Proviamo di nuovo. Per favore.
poi, here we go. Si suicidano. Sì, però vaffanculo, cazzo. Bene, dai, andiamo avanti, proseguiamo di qua. Di nuovo il blocco invincibile. Ma a sti punti quindi io mi chiedo, ma cosa servono le monete se io ho 99 vite? Perché mi è sembrato di notare, tra l'altro, che nonostante sia morto un sacco di volte, le vite non mi sono diminuite. Cioè, sono rimaste sempre le solite. Ok, siamo tornati al punto maledetto. È la terza volta che rifaccio questo punto, non ce la faccio più. Poi con la tastiera vi lascio immaginare la gioia, proprio. Potevi mettercelo un cazzo di checkpoint. Vi dico fermi! Vi dico fermi! Ho detto fermi! Ma adesso anche qua no? Ma scusate, ma anche qua, ma come si fa a non beccare quello? Cioè, lo sprite è troppo grosso! Lo sprite è troppo grosso rispetto a quello che ha bisogno. Cioè, o meglio, troppo piccolo. La hitbox, insomma, non è quella che viene visualizzata. Cioè, ti colpisce. In realtà ti colpisce prima che tu tocchi effettivamente lo sprite. Che cazzo! Se scivolo giù finisco direttamente, scusate, ma se scivolo giù finisco direttamente nella lava, non ce la farò mai. Questo, come al solito, tipo vedo che continuiamo rigorosamente a perderci contro una vita. Vabbè, c'è un cuore. Vabbè, perlomeno il lato positivo è che abbiamo vite infinite, quindi possiamo tentare infinite volte. È una magra consolazione, però, perché dopo un po'. Che dopo un po', cioè, il divertimento presuppongo finisca e venga lasciato spazio solamente alla frustrazione e al rancore. Ok, questo però ricordiamocelo, che qua la prossima volta che perdiamo, perché so che accadrà, ne sono sicuro, ricordiamoci che esiste Corelli. Se volessi far così, ok, se volessi far così me ne vado a fanculo. Proviamo di nuovo. Allora, adesso c'è di nuovo la zona brutta, no, non è questa la zona brutta, scusate, è quella dopo questa. Via. Fermi! Aspettiamo che questi si levino. Vattene! Ragazzi, siamo arrivati qua con la vita piena. Cosa potrebbe mai andare storto? Guardie! Ce la possiamo fare? Ma sì, ce la possiamo fare. Guarda! La guarda! Cioè, non posso farmi scivolare giù, ragazzi, è impossibile. Se mi faccio scivolare giù, finisco nella lava. No! Fanculo però, ce l'avevo fatta! Ce l'avevo fatta, sarebbe bastato non essere autistici. Parlavo di autismo, meglio non rifare quel punto lì. Ma ste casse sono scivolose. Ok. Ah, ora c'è il Master Ruse! C'è il Master Ruse, via, polizia, via, ma sì che ce la faremo, io credo in te nel cuore mio, Naruto, bene. Ragazzi, questo pezzo però è terrificante. Ah, però è vero, forse in realtà basta farsi scivolare. Proviamo? Proviamo a farci scivolare o no? Sento che me ne pentirò amaramente, lo sento. E sono sicuro che me ne pentirò. Sono sicuro che me ne pentirò. Sono sicuro che me ne pentirò. Me ne pento? Me ne pento.
me ne pento, me ne pento! No, invece non me ne sono pentito. Ok, adesso dilemma, questo qua è parte dello sfondo oppure ci posso effettivamente passare sopra? Boh, ci provo a passare sopra? Vediamo. Beh, in teoria sì, perché altrimenti non vedo altri modi logici per proseguire. Quindi andiamo. Andiamo. Wow! Ok, non crolla nemmeno. Non crolla nemmeno, bene. Attenzione qua. Gli amici! Ocio qui! Oh, ragazzi, siamo andati più avanti di prima. Attenzione! Ok. Aiute. La tensione. Lasciamo che la lava sborri. La lava ha sborrato! Ok. Tutto bene. Vorrei che questo livello fosse finito, sarebbe un sogno. E invece no, e invece me lo devono far proseguire. Però qualcosa mi dice che la fine si avvicina. No, fermo, ti voglio! Ti voglio! No, e invece lui mi vuole! E invece è questo che mi vuole! Tu spupi fuori. Ma da dove hai preso questo nemico? Boh, vai, pazienza. Aiuto! Ragazzi, una volta uscito da questa. Ah, non posso nemmeno ucciderlo! Però posso usarlo per cavalcare, figo. Sì, ma. No, che cazzo è successo? Scusate, dicevo. Ma. Sì, ok, è tutto bellissimo, ma. Ok, ho capito, penso che non ci sia alternativa. Oh! Ragazzi, meno male, perlomeno questo livello è finito, no? Allora, Sia of Blood. Tu spooky for me. Va bene, proseguiamo. Siamo nel sangue. Ah, ok, siamo sott'acqua proprio. Vediamo cosa ci aspetta. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio, ragazzi, non ci voglio più giocare. Non voglio più giocare a questo gioco, mi spaventa troppo. Aiuto. Aiuto! Ah, questo qua, ci posso andare sopra oppure. Sì, ok. Non capisco mai se tipo è parte dello sfondo oppure. Che cazzo è quello? Aiuto! Scusate, vabbè, ignoriamolo. Devo affrontarlo, spero di no. Neanche una boss battle per ora, la cosa mi delude un pochino, devo ammetterlo. Vediamo un po'. No, no, no. Wow. Ma come? Ma. Ok, questi sono attraversabili, ricordiamocelo. Il problema è che c'è questa faccia di merda che rompe il cazzo. Via, polizia. Polizia. Ok. Che cos'è quello? Aiuto! Cerco di guardare, di capire il pattern. Ok, va bene. Via. Guardi. Fanculo. No! Sono tornato di sopra! Vabbè, vorrà dire che riproveremo. Aiuto! Questi nemici sono troppo audaci. Non essere audace. Non essere audace! Fanculo, è stato audace. Ah, meno male. Qua c'è un cuore. Ho detto, qua c'è un cuore, grazie. Grazie. Volevo dire, questo livello mi sembra più facile del precedente, ma non vorrei star parlando troppo presto. Aspettiamo che il Goose Master se ne vada. Aiuto, ma quello lì si muove! Aiuto! Ma. Sì, però andate a cagare, scusate, eh. Ok, questo però me lo prendo, addio. Cos'è quella merda? Perché non mi dà l'idea di essere assolutamente niente di buono? Fanculo! Fuck. Ah! Vi ringrazio
A parte l'autismo, come potete ben vedere. Ah, meno male. Grazie, Gesù. Gesù, ti voglio bene. Gesù, ti voglio... Ok. Di male in particolar modo. Ma questo, scusate, ma è qua per un motivo oppure è qua semplicemente perché boh, è là? Vabbè. Mi fa troppo riflettere questo gioco. Oh no, di nuovo a questo punto. Permesso, per favore. Per favore, permesso. Per favore, permesso! E vaffanculo, sono tornato di sopra. Polizia, vi prego, vi prego. Aiuto! Anzi, aiuta! Vabbè, ma tanto che scemo, tanto c'è il cuore di sopra, quindi non è che posso anche evitare di cagarmi addosso. Grazie. Questa volta non le prendo le monete perché da quanto ho capito non serve niente. Ok, attenzione perché qua ci sono i ricci di mare autistici. E poi anche questi, boh, questi spermatozoi. Spermatozoi tecnologici che vogliono la mia testa. Attenzione, attenzione. Posso? Posso? Ma sì che posso. Via, 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 via. Vorrei che mi lasciassero un attimo di pausa per prendere il cuore. Non ho idea di quello, se quello lì faccia male o meno, ma meglio non rischiare. Magari qua dentro ce n'è un altro, vediamo un po'. E invece ci sono gli amici, e invece ci sono amici, altri amici. Fuggono di Metroid Zero Mission, questi cosi qua. Sì, ok, è tutto molto bello, ma qua è chiuso il passaggio. Dove devo andare? Vediamo un po' qua a destra. Va bene, ho capito che qua non c'è niente. Boh, allora proviamo, magari ci siamo persi. No, no! Fanculo, ragazzi, ma... E vaffanculo! Sì, però mi ha preso proprio la sprovvista. Ma quindi dove devo andare? Scusate, ma voi vedete una possibile uscita? Perché io no. Apparentemente no. Questi specie di ricci semplicemente vogliono la mia testa e basta. Vabbè, intanto prendiamoci questo, grazie. No, 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 Burger Time! Burger Time! Burger Time! Sai cosa ti sei perso, Angel? No, 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 no. Bastardi, mi hanno chiuso. Come cazzo faccio? Se torno indietro? Magari tipo la soluzione era... No, ok. Nessuna soluzione del genere. Sì, però adesso devo far spostare questo, per forza. Ok. Boh, l'unica soluzione che mi viene in mente è far muovere queste due merde, ma... Sembra molto. Cosa? Perché? Non è successo niente! Ci avevo oltretutto due cuori! Perché questo? Boh. Non ho parole, ragazzi. Cioè, ragazzi, ma ve lo spiegate perché sono morto? Non è successo niente! Non è successo niente! Semplicemente ho attraversato lì e boh, morte istantanea per chissà quale motivo. Capisco. Vabbè che nuotare in un mare di sangue non deve far bene, però sei andato sul riccio incastrato. Sì, ok, ma in teoria avrei dovuto perdere un cuore, avrei dovuto perdere allora, non morire. Finora i ricci mi hanno fatto questo effetto qua. A meno che la demo non finisca lì, può anche darsi che sia questo il fatto.
Cazzo, ma mi accorgo solo adesso delle mani zombie in fondo. Allora, aspettiamo che questo se ne vada. L'autismo, e vabbè, dai, tanto di sopra c'è l'altro cuore. No! Volevo prendere il cuore! Fanculo. Vabbè, ce n'è un altro lì. No, questo, aspettate che facciamo passare queste merde. Aspettate un momento, magari si chiama Exodus of Death per questo, perché in realtà è tutto un viaggio verso una morte inevitabile. Sì, però fa andate a cagare, merde, andate a cagare, via. A cagare, vi dico. Ok, siamo tornati qua, credo. E ne sappiamo esattamente quanto prima, a meno che... Vediamo. Magari c'è un segreto qui. No, 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 no. Wow. Proviamo a seguire le monete. In genere le monete danno qualche indizio, mi pare. Almeno dovrebbero. Allora, le monete effettivamente vanno proprio lì. Forse siamo solo autisti se dobbiamo semplicemente premere questo interruttore. Non è cambiato niente. Ah no, fermi. Ah! Era proprio così, dovevamo premere quell'interruttore. Ma come End of the Demo? Vabbè, ci sarà ancora un livello, presumo. Aiuto. Sorry, but this is the End of the Demo. This is just the tip of the iceberg. Enjoy the music. Beh, godiamoci la musica. A sti punti. Ma quindi basta, finisce così! Ma io ne volevo di più, questo gioco mi stava piacendo troppo! Mi stava troppo piacendo questo gioco, sono tristissimo! E quindi che succede se esco di qua? Ma non è vero che è finito! Ragazzi, ma questa è la musica di Final Fantasy 2! Quindi se vado avanti di qua cosa succede? Ah, forse è End of the Demo, nel senso che è l'ultimo livello. No, fermi, fermi, c'è ancora un livello. Questo è l'ultimo. E si prospetta infernale. Si prospetta infernale, avete capito la battuta? Non faceva ridere, lo so. È una musica di Final Fantasy 2. Io l'ho usata per Wolfram dalla Rampage quando compare Capitan Fumetube. Adesso c'è da ridere. Ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare oppure no? Ma sì, ce la possiamo fare. Ci avete paura voi? Perché io non ce n'ho, ve lo dico. Io di paura non ne ho proprio. Cioè, io di paura proprio zero. Vi avviso. Avete capito che non c'ho paura? Avete capito che non c'ho paura? No, invece facevo bene ad aver paura, scusate. Allora, andiamo di qua invece. Io volevo ancora! È finito davvero stavolta! No, ci deve essere un qualche segreto. Sono sicuro che ci sia un qualche segreto qui. Sì, lo so. Enjoy the music. Sì, lo so. No, io voglio di più, ragazzi. Io voglio di più. Sono troppo triste. Sono troppo triste. Non può finire così questo gioco. Fanculo, che tristezza. Perché magari in questo livello ho visto che c'erano delle cose che non abbiamo. C'erano delle cose che non abbiamo visto. Dai. Vi prego, dai, ancora. Controlliamo il ritardo mentale. Vediamo un po' qua. Non c'è una sega. Ma scusate un momento. Ma come? Ma questi non fanno niente! Ma... Boh, mi sono cagato addosso per niente. Fanculo, erano parte dello sfondo. I veri mostri sono dentro di noi. Esatto.
Questa è la morale di questa demo. Ma tipo, io ero curioso, cosa c'era quindi? Cosa c'era laggiù? Cosa c'era in quella specie di portale? C'era il boss? Cioè, questa demo è finita e non c'è neanche un boss. Cioè, boh, sono estremamente triste. Sono estremamente triste, davvero. No, non posso scendere le scale. Abbiamo perso più tempo praticamente a cercare di capire cosa ci fosse qua che, boh, come si andasse avanti lì che dell'intero gioco. Che peccato. Beh, ma c'era quel buco. Ma non ci potevo andare giù. Cioè, non potevo andare. No, 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 non potevo, perché era una di quelle piattaforme dove tu puoi stare solamente sopra. Sì, boh, ragazzi, sono tristissimo. Sono tristissimo. È finito così. Io mi aspettavo, tipo, boh, perlomeno. A parte che prima di tutto un boss, perlomeno. Ma boh, qualche altro livello. Cioè, avevo in programma di fare uno streaming di almeno un'ora. Almeno un'ora, invece no, e mi dicono Morro, io si gioca ad un altro. Va bene, dai. Ragazzi, ora che ho il no, ragazzi, facciamo così. Ora che ho i comandi. Ok, per quanto riguarda la demo, per quanto riguarda Super Mario World Exodus to Death, finisce qua. Ma proviamo un attimino a vedere se. Proviamo ad andare un po' più avanti stavolta in quell'altro, in La Leyenda, eccetera.